Che risultati devi avere per ottenere la parte con Twitch? Devo avere 75 spettatori di media per tanti mesi. Ho visto il messaggio, vai tranquillo, posso aspettare. Taddeon solo mi dispiace un sacco e come dicevo mi hanno bloccato l'account di Amazon, di solito prendo gli RP lì. Potrei mandare già le skin a qualcuno, però nel senso preferisco mandare tutte insieme anche per una cosa che volevo fare io, ok? E poi vedrete quando mi sbloccano l'account, sempre se me lo sbloccano, perché me l'hanno bloccato ieri sera durante gli ultimi sconti del Black Friday e io volevo acquistare una roba che era in sconto. Quando mi hanno sbloccato l'account non era più in sconto. Li ho chiamati stamattina e mi fanno: va bene, ti diamo 50 euro noi, così puoi ricomprare quella cosa come se fosse in sconto, cioè la compri normale ma 50 euro te le regaliamo noi, ok? E poi mi bloccano l'account di nuovo oggi pomeriggio. Oh, puttana. Cosa combina Amazon? Devo chiamare Bezos. Dammi la partner, ti perdono. Questa è una Kindred Bot, sì. Questa è una Kindred Bot. Ieri ho chiesto a mia nonna di cucirmi sulla felpa una Yumi. Oggi me l'è data e aveva cucito Bob, il suo gatto. RIP Bob. Povero Bob, ma perché povero? No, dai. Bob è un bel gatto, spero. Mi piacciono molto le tue live, anche se ti seguo da poco. Non ci sono troppe persone, ci si diverte, non ci si annoia. Ed inoltre, chi è interessato impara. Sembra di migliore portare questo game. Continua così. Oh, grazie mille di queste parole. Anche se ovviamente tu dici, non ci sono molte persone. Però questa in realtà non è una cosa negativa, in realtà. Se ci pensi bene. Però va bene. Cioè, capisco che l'ambiente sia piacevole proprio perché magari adesso, in questo momento, c'è poca gente. Ma questo non vuol dire che magari quando ce ne sarà di più sarà... sarà bello, ok? Speriamo. Ti do 50 euro io. Poi dai con gli interessi. Va bene. Allora, io non so cosa sbloccare per seconda. Penso che andrò con la W. Il problema è che non so quanto possiamo essere aggressivi contro questi. Mi ho paura di Poppy. Ah, quello lì non ha mana, eh. Ci stanno pushando un bel po'. Vabbè, Ginny in early game fa dei danni. Poppy è me. Poppy countera tutti. Poppy è una bastarda. E vabbè, Madonna Santa Poppy! Ma... what? Mi ha stuprato, proprio sbattuto al muro come una puttana. Vabbè, niente. Facciamo che stendiamo un velo pietoso. Non è successo niente. Porca puttana. Guarda te se mi devo beccare contro una Poppy. Va bene. Lì il mio posizionamento è stato molto sbagliato. Ma ok. Anche questo heal è stato molto sbagliato. Ma dai che arriva Master Yi, che non so quanto possa aiutarci. Sta arrivando io, vieni su di me. Tanto lui ha gankato che non potevamo seguirlo, quindi è stato un ottimo gank. Vediamo di riprenderci. Dai, tanto la kill ha presa Poppy. Lo sapevo che dovevamo aver paura di Poppy. Porca puttana Poppy. Sa bastarda. Sì. E, immagino rap, Jeff, dai 100 euro faccio finta di nulla. Ok, lui non ha mana, però Poppy è un problema. Oppure io sono un problema per te, eh? Cambia tutto! Bam! Con anche la sub nel frattempo di Personality. Grazie mille Puro, meglio l'agolico. Personality 3 mesi di fila, vero? No, 5 mesi. Minchia, 5 mesi di sub che ti hanno regalato per tutti i 5 mesi. Penso che Pur sia la persona che ha ricevuto più sub donati. Quando inizi il fight assicurati di avere la W e di usarla, che ti diminuisce a 3 secondi il cooldown della Q. Fefi, lo so bene. Semplicemente quel fight lì non potevo proprio fare nulla. Mi ha sonnato al muro. Oddio. Ok, ci salviamo.
Mi viene sotto torre e muore questo. Very good. Oh, very good. Ora è cambiato tutto. Loro avevano vinto e poi adesso improvvisamente hanno perso. Basta, non ce n'è più. Un alleato è stato ucciso. Serio per 5 volte, eh sì. Non ti flammano più in chat. No, no. Destroying players homage. Yeah, I'm trolling so hard. Adesso te la faccio perdere, stronzo, da quanto sto trollando. Guarda qua come la trollo. Tecnicamente, perdiamo, vinciamo, perdiamo di nuovo. Basta. Ovviamente no, ragazzi, però cioè, è quello che si merita una persona del genere. Uno che usa Malphite top, poi, cioè... Se no, no. Però, in senso... No, contro il muro, no! Non mi piace! Madonna i danni! Ragazzi, Kindred di Carry è forte! È molto forte, altro che... Cosa si lamentano sta gente, mamma mia. Sempre qualcuno che si lamenta. Non importa se sono jungler, se sono AD carry, se sono support. Non gli vanno bene i miei magici pick. Va bene, va bene. Andiamo a prendere il Gromp, ti va? Ma... facciamo un necromatore. Andiamo anche al blu? Ok, no. Su di lui la taglia, però... adesso arrivano tutti, ecco, infatti. Grazie. Bravissimi. Adesso cosa gli facciamo a questi? Questo Jhin... ah, fanno il drago, mannaggia. Fanno il drago e quindi... e quindi niente. Beh, li guardiamo. Posso attaccarlo. Si è guardato qua. Diamo fastidio. Qualcuno arriverà prima o poi dei nostri compagni. No, sta arrivando pure Akali. Vabbè, niente. Farmiamo. I nostri compagni hanno deciso di non venire per il... adesso ci vanno. No, adesso non ci vanno. Vengo un bastardo. Ah, non c'è più nessuno? Beh, dove sono andati tutti? Niente, non c'è più nessuno in botlane. Serie di uccisioni interrotte. Non capisco cosa sta succedendo, sinceramente. Vabbè, ragazzi, noi pushiamo, ciao! Spero che questa fredda... Ho messo la taglia su Jhin. Se arriva Jhin ce lo facciamo. Mi ha spostato fuori dalla mia... Vabbè, non serve. Buongiorno. Ora ho 4 stack. Questo significa che... significa che sono... ho aumentato il range. Ok, arriva pure a Mumu. Dai, dai. Beh. Stavo pensando ad una cosa, volevo chiederti quali sono le tue regole sulle parole scoprirne in chat. Per esempio, se una persona bestemmia lo banni o accetti qualsiasi cosa, solo curiosità. No, cioè, non è che vengano bannate una persona perché bestemmia. Ovvio che se sembra proprio troppo l'esagerazione, qualsiasi cosa viene cancellata, ok? Magari le bestemmie vengono un attimo cancellate, ok? Queste cose qua. Bisogna sempre agire nel rispetto di tutti, quindi... io sono il primo che non bestemmia, cioè non è proprio la mia natura, ok? Se bestemmio io significa che sono davvero tanto tanto arrabbiato, non penso che mi vedete mai così. Quindi tranquilli. Benvenuto Andrea, benvenuto. E sì, Twitch ti ha chiamato, cioè Stream Elements ti ha chiamato benvenuta. Vabbè dai,
Non lo poteva sapere, poverino. Perché questa domanda, Silas? Mi figura la cam non centrata. Oddio. Dopo la ricentro, cazzo. Grazie di avermelo detto. Si è mossa. L'avevo risistemata proprio prima del game. Grazie, raga. Fatemele notare queste cose. Ah, devo trovare il modo di tenerla ferma, sta puttana. Ferma come le... Poi vedi, io magari so qua che ride e scherzo, dico no, niente bestemmie, però intanto poi dico queste cose con le puttane. Però ovviamente, cioè, si capisce che... Per scherzare. Spero. No, puttana! Stavolta non scherzavo. No. E quanti DPI usi? Altissimi. E anche qua la velocità del mouse è tipo 85. Voglio essere veloce nei movimenti, perché così se succede qualcosa sono subito pronto. Se volete dei consigli sulle impostazioni, ragazzi, ci ho fatto proprio il video sopra. È vecchio, quindi potrete vedere un wrap agli albori. Il mio primo video, non è nemmeno magari editato benissimo, cioè una guida, non è che c'è molto da editare, però... Quello lì mettevo la E e moriva, però ci ho pensato. Facevo 3 hit. Eh sì, questa Kindred botlane, proprio un troll. Io ho una sensibilità perché gioco pure degli FPS. Allora sì, allora siete abituati in modo diverso. Per esempio, io non giocando agli FPS non ho sensibilità alta. Gekido, grazie mille del Prime! Se non gliel'avevi pure detto giorni fa, che hai detto, ah, appena avrò il Prime. Grazie mille, Gekido, benvenuto. Speriamo che tu possa imparare qualcosa. Brava, scappa, puttana. Ciao, Suetsford! Tengo sempre le promesse. Bravo, ragazzo. Oh, anche io, visto? Ho punito questa bastarda. In Mad Fight, diceva Inverted Wrong e 0-2. Sì, sì, sì. Mad Fight diceva tante cose e lui è 0-2. Viene carriato proprio da quello contro cui ce l'aveva. Ma nulla mi impedirebbe di vendicarmi e andare a... Va bene, non lo facciamo. Però se fossi una persona cattiva, quella sarebbe la sua punizione. Oh. Vabbè, facciamo il drago al suo punto. E va bene. Dove possiamo andare? Andiamo mid. Metto la taglia su Amumu. Vai, vai. Dopo sono una Kindred che... Ma cosa fa quel Mastery? Si è fermato. Vai, vai. Taglia su Amumu. Up. Ecco, presa. Ah, molto bene, molto bene. Vediamo se c'è il red. Amumu non aveva il red, quindi... Oh sì, l'aveva? No, nessuno dei nostri compagni ha il red. Ah, pure il red è feio. Quindi è un'altra taglia in più. Oh! Ciao! Ma stronzo! Ma perché... Quello lì mi ha flashato la kill. Va bene. Back e via. Un ringraziamento speciale a Poppy, il taxi del team. Che... sì, sì, sì. Poppy mi ha lanciato sul drago. E niente, io ho fatto. Grazie, Poppy. Usare Poppy è un po' come usare Alistar. A volte salvi i nemici e non dovresti. Tipo, ti vergogni, il tuo team ti flamma. Solta su chi lo mettiamo, la taglia. Su Jin, vai. Tanto dovremmo shottare. Ma Jin sta andando letality. Cosa sta comprando questo Jin? Sta comprando la Sanguine Blade. Torno subito, va bene. Andrea Leuz. No. Leuz. Infinity esiste ancora, sì, sì, esiste ancora. Sta comprando l'Eclipse? Ah, ok, ok. Non conosco certi oggetti. Quell'oggetto più fatto. Ma io non lo faccio.
e quindi non so nemmeno come si builda. Va bene. Ormai è prassi, pensa a te. Dopo giochiamo un Jin, ti va? Senza Eclissi? Vediamo. Oddio, Jin e Yumi. No, vabbè, è troppo forte Jin e Yumi, è una spot seria. Non è molto troll. Sai che io di solito non è... L'unica che posso accettare è Ezreal Yumi. Perché, vabbè, altri dettagli. Niente, Momo non ci ha capito nulla. Muore, no! Vabbè. Io avevo messo la taglia su Jin, però. Che cazzo c'entravano questi? Ok. Ciao, Iraxamu. Basta. Tu muori. La mia taglia è stata presa, reclamata. Ah, ma guarda un po' cosa c'è in top lane, i golem. Adesso mettiamo su Akali. Obiettivo è avere tutti quanti già tagliati. Perché io non posso... Cioè, quelli che uccido dopo non posso rimettergli la taglia per qualche minuto. Se li taglio tutti... 9 taglie. Adesso c'ho 9 stack. Ciao Tusia. O Tusia. Come si legge? Mi sa di essere bersaglio della tua taglia? Sì, certo che lo sa. Loro possono saperlo, raga. E quindi Kindred può essere diciamo counterata questa cosa. Perché magari tu quando giochi jungle metti la taglia su quello che vuoi gankare, giustamente se ne accorge e va via. Però potrebbe anche giocare sulla psicologia, cioè fare il contrario, mettere la taglia su top, ganka bot. Ovviamente di solito si tiene la taglia sul jungler e si invade. Ok. Specialmente se prendi un po' di vantaggio all'inizio, Kindred, poi non la fermi più. Sì, però quello è tankoso. Cioè, potevo mettergli gli Ignite, ma non penso l'avrei ucciso con quella vita. Quanto fa il mio Ignite? 250, lui intanto aveva un po' di cure. Boh. Buongiorno, eccoci qua, sono un'agnella. Perché dovete sapere che Kindred è un'agnella. Cioè, ma penso lo sapevate. Ah, e adesso? Io ho la taglia su di te, mia cara, quindi devo ucciderti. Non è che per qualcosa, ma devo farlo. Siamo a 10 taglie. Mo' la prossima taglia è il drago, se non sbaglio. Andiamo dal drago. Non lo vedo, ah ok. Eh sì, è il drago. Wait me. Please. Ok. 11 taglie. Se facciamo un'altra, ogni 4 taglie aumenta il range degli attacchi base. O come la passiva di Tristana, no? Che in base al livello aumenta il range. ciao. E vabbè. No! Ma io ero dall'altra parte del muro! Ma scusa! Ma io ero dall'altra parte per un secondo e poi sono tornato di qua, ma come? Ma rivediamo nel replay. Va bene, comunque, grazie mille. Grazie mille, Poppy. E 3800 gold, quindi neanche male. Cosa compriamo? Mi serve... No, lifesteal non mi serve perché ci sei tu. Quindi a sto punto andiamo con Rune. Dai, vendiamo la pink che non è servita a nulla. E mettiamo la taglia su Poppy, sì, vai. Mi piace su Poppy. 6. Non posso per dopo. Non sto facendo normal, stiamo facendo ranked in duo con Bogoyumi. Bella Christian, buonasera. Pensa se fosse stata Mayala. Un dovere proprio. Sì, è proprio un dovere uccidere la gente con Kindred. Kindred best fury change my mind.
E con voi ragazzi gioco il giovedì sera. E facciamo le due proprio ranked insieme, per chi volesse. Non c'è una serata per le normal, però. Tre attacchi base, quello. Uno, due, tre, proccano gli danni puri e il PTA. Non è partito nemmeno il vocale del BAM, codice. Devi disattivare anche i vocali e rimborsare i punti a Prodigy. Mi dispiace, Prodigy, non funzionano queste cose. La sera non so perché. Il pomeriggio a te funzionano, Monny? Chissà se funzionano, Nuvola. Ma comunque rimetto la taglia su Gina adesso che ce l'ho, perché, cioè, è quello che mi dà più taglia di tutti. Adesso capito perché c'è il cooldown e non si può mettere sulla stessa persona troppe volte, altrimenti la puoi abusare e niente, troppo facile. Io, infatti, ogni volta che c'ho Gin lo metto su Gin. Sempre per attaccare oppure in base alle necessità. Eccolo qua, la mia taglia di 20. Sono a 12 stack. No, mi hanno ucciso una kill. Potevo fare pentakill. Mannaggia Yasuo! Mi hanno ucciso una kill poi, bellissima, vabbè. Va bene, dai, quadro. E 12 stack, vabbè, vinciamo. Guarda i mod che si per... stanno in piedi a vicenda. Ah, rissa, perché? Sì. Però, vedi, Codice aveva annunciato che erano stati rimborsati i punti. Però l'aveva fatto Eronia. Ecco. Prossima volta rimborsate e poi avvisate in chat. Bravi molto. Dai, che state andando molto bene ultimamente nella moderazione. Poi si è unito pure Jolly. Quindi tante cose belle. Evviva! L'ha presa Malphite. Ma no, allora basta. Questa è la mia giusta punizione. Basta, vendo tutti gli oggetti. Vinto senza oggetti. Posso comprare oggetti, vai, oggetti a caso. Vinto con questa build. Posso comprare gli oggetti mentre si vince. Questa è la cosa che non sapevo. GG. Beh, adesso vedranno un'ottima build su Kindred. Così mi copieranno e faranno un... Dovete attaccare senza puntare, tastino particolare. E con la A. Punto esclamativo impostazioni, c'è il mio video dove l'ho spiegato. Come dicevo prima, è un video molto vecchio. Oh, mi ha onorato pure Malphite! GG. Sì, Malf, not a troll. Malphite si è ricreduto! Basta! Malphite mi ha... Sorry, Kind. No prob. In realtà non lo scrivo, no prob, perché io ho avuto problemi per questa sua condotta. Mi sono alterato. No, non è vero. Niente, qua partono insulti. E va bene. Che mangi di solito? Il cibo. Proprio quello che ti fa restare in vita.